Ciao a tutti, benvenuti, sono Paolo Neoz e quest'oggi voglio presentarvi il primo di una serie di video per darvi una panoramica sulle nuove funzioni di Lightroom 4. Lightroom 4 che è ancora in versione beta, è uscita da 2 giorni, la public release, e possiamo cominciare quindi a prendere il primo contatto sulle novità che Adobe ha voluto aggiungere a questa release. Questo video specificamente verterà sulle novità del supporto video. I video stanno sempre più prendendo piede per quanto riguarda il mondo delle reflex digitali e quindi Adobe ha voluto ampliare il supporto video che nella versione 3 era soltanto, diciamo, embrionale. In questa versione 4 beta possiamo vedere già una miglioria molto importante sulla gestione dei video. Questo che vedete in questo momento è un video e nella libreria in visione griglia è possibile passare con la freccia del mouse sul video per averne una preview. Vengono quindi, diciamo, visualizzati alcuni fotogrammi all'interno del nostro video. Viene mostrata la durata ed è possibile agire per la votazione del video con il sistema di stellette classico. Doppio cliccando il video o comunque vedendolo in vista lentino, è come vedete possibile effettuarne la visualizzazione diretta interna a Lightroom. Ecco, come vedete possiamo riprodurre il nostro video tranquillamente all'interno di Lightroom, senza la necessità di un player esterno. Come vedete è presente nella parte inferiore del visualizzatore video anche un controller, il quale ci permette di scorrere all'interno del nostro video per averne una preview. L'indicatore di durata, che è possibile a puntare per andare a visualizzare un particolare momento del video, e poi è possibile, come vedete da questa piccola icona sulla quale vi faccio un momento uno zoom, è possibile selezionare un paio di funzioni. Acquisisci fotogramma, che vi faccio vedere che cosa crea. Ecco qua, vedete che in questo momento io ho creato un fotogramma, quindi uno snapshot, una cattura di questo momento del video, e quindi mi viene creata una foto a partire da un punto qualsiasi del mio video. Funzione interessante. Oltre a questo è possibile impostare il fotogramma copertina. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando voi vedrete nella preview il vostro video avrete un diverso fotogramma copertina che non è quello iniziale, cioè vedrete una preview, ecco ad esempio, di questo fotogramma. Facciamo imposta fotogramma copertina, andiamo nella visualizzazione griglia, come vedete il nostro video è rappresentato da questo nuovo fotogramma rappresentativo. Ovviamente è sempre possibile scorrere poi per vedere gli altri fotogrammi di anteprima. Torniamo alla visualizzazione lentino e andiamo a vedere che è possibile, premendo questo ulteriore tasto sul quale vi faccio ancora uno zoom, questo tastino che vedete qua, è possibile attivare la possibilità di effettuare alcuni editing di base che sono limitati in questo caso alla selezione del punto d'inizio e del punto di fine del nostro filmato. Nulla di trascendentale, ma sicuramente una buona aggiunta a quello che non esisteva prima, perché ovviamente prima Lightroom non permetteva assolutamente nemmeno la visualizzazione del video, aveva bisogno di un player esterno. Adesso è possibile fare queste piccole aggiustature trim, diciamo, con il punto iniziale e finale che potete scegliere. Altra cosa, direi forse ancora più interessante, è la possibilità di effettuare delle operazioni di sviluppo direttamente sul video. Molto molto bella come cosa. È possibile effettuare dalla maschera sviluppo rapido alcune piccole regolazioni di base. Ad esempio vi prendo un fotogramma chiave come potrebbe essere questo e vi faccio vedere che è possibile variare la temperatura colore del nostro video.
scaldandolo o raffreddandolo. È possibile variare l'esposizione, quindi schiarendo o scurendo il tutto, aumentare o diminuire il contrasto, regolare i bianchi e neri e la vividezza. Ok? Quindi è possibile, come vedete, diminuire o aumentare la vividezza oppure ripristinare tutto completamente. È anche possibile applicare uno dei predefiniti, ad esempio prendiamo un effetto bianco-nero e vedete che ovviamente Lightroom mi avverte sul fatto che dei predefiniti è applicabile soltanto una parte delle regolazioni, quindi non tutte quelle che è possibile fare nel modulo sviluppo con le fotografie, ma poi vedete che abbiamo un editing del nostro video come se fosse una fotografia. Molto molto interessante questa funzione e sicuramente una buona aggiunta per quelli che utilizzano molto intensamente i video. Ovviamente non una feature professionale, però sicuramente qualcosa di più. Meglio averla che non averla. Vi faccio vedere l'ultima cosa, cioè che è possibile esportare il nostro file video in formato H264 con una regolazione di qualità, non ovviamente non è possibile regolare troppi parametri, ma quelli di base, diciamo, è possibile regolarli, quindi una qualità e una livello, un formato di compressione. Tutte queste cose ampliano la potenzialità di Lightroom, che supera un po' il concetto di programma di gestione di fotografia. Ormai è un programma che prende un po' il controllo di tutto il vostro workflow digitale, sia foto che video. Ovviamente per fare con i video qualcosa di serio è necessario un programma di video editing, quindi sicuramente non sostituisce un programma di questo tipo, però è una buona aggiunta. Per questo video è tutto, vi do appuntamento al video successivo per analizzare un'altra delle nuove feature di Lightroom 4. Grazie per avermi seguito, vi saluto, ciao a tutti!